Quexit, e oggi siamo tornati con il suo video di nuovo con la reazione nel calcio. Questa volta, come detto al titolo, nuova top 50 con i gol migliori del 2021, speciale difensori. Quindi best goal fatti però dai terzini e difensori centrali. Quindi un qualcosa di molto diverso, perché andiamo a vedere una posizione molto sottovalutata che però nasconde davvero un sacco di talenti mostruosi che delle volte anche tecnicamente superiori. Possiamo pensare a tantissimi terzini come Davis che sono davvero fortissimi anche in modo offensivo. Quindi ragazzi, prima di iniziare io come sempre vi ricordo di spaccare di mi piace queste reazioni se volete, tante tante altre. Ovviamente nei commenti, dopo aver visto tutti i gol, io farò la mia top 3 dei migliori gol. Aspetto anche la vostra. E prima di iniziare lasciatemi un commentino con il vostro difensore barra terzino preferito. Chi è secondo voi il migliore o il vostro preferito? Iscrivetevi al canale, condividete il video comunque, passate al mio Instagram che trovate qua sotto. E siamo in periodo Black Friday, e come non consigliarvi Ok Calcio per magliette a bassissimo costo, la nuovissima promozione che vedete tranquillamente qua davanti, dove a 3 soglie di prezzo vi regaleranno un set, 2 set o addirittura 3 set di magliette gratis a vostro piacere. Maglietta più pantaloncino, una, due o addirittura tre a ogni soglia di prezzo. Quindi ragazzi, davvero imperdibile. Già le magliette sono a prezzi stracciati. Con il mio coupon per attivare la promozione basta seguire tutte le informazioni che trovate qua davanti, e le trovate anche in descrizione, oppure potete trovare nelle vecchie reazioni la solita intro dove vi consiglio come utilizzare il sito al meglio, come ordinare e come utilizzare le promozioni. Le trovate nelle vecchie reazioni, vi lascio tutti i link in descrizione. E adesso iniziamo subito. Eccoci qui, prontissimi per incominciare come sempre. Il creatore di questa top 50 si trova alla fine della descrizione. Adesso un bel mi piace, nei commenti fatemi sapere il vostro preferito e iniziamo fra 3, 2, 1. Iniziamo subito con un grandissimo mini intro come sempre. Davis, che è un difensore dai piedi straordinari, anche Cancelo, un giocatore superiore, forse Cancelo tra i migliori attualmente, se non il miglior terzino, davvero fantastico. Davvero abbiamo visto Trent, dei giocatori strabilianti. Il primo è proprio di Cancelo, uno dei migliori che è passato anche in Serie A. Però davvero ragazzi, che giocatore, terzino destro, e adesso addirittura Guardiola l'ha trasformato anche in terzino sinistro. Un qualcosa di meraviglioso come giocatore, fantastico. Qui Luton, ah, molto bello quello ovviamente in Germania. Qua un trattore, che bellezza, che bellezza, nulla da dire. Questo è il Barley, se non sbaglio, che bellezza, bellissima punizione anche di Rafael, che non ho visto, forse sarà fatto male, che non ho visto nelle qualifiche. Davvero, vabbè, uno così deve forza giocare, cavolo, veramente tecnicamente è superiore alla norma, fortissimo. Quindi forse era infortunato, lo spero per l'allenatore del Portogallo. Comunque davvero bello anche, comunque due Rafael e quello del... Bello anche questo, madonna, madonna se sono belli, qua c'è il nostro preferito e tosta. Questo è MLS, l'ha rotta la porta. Tierney, anche questo molto versatile come terzino, però solamente in fase difensiva, perché nella Scozia fa il terzo centrale, che gioca con la linea 3, fa il terzo centrale, invece con l'Arsenal fa il terzino sinistro. E anche dei piedi per andare avanti, quindi davvero un giocatore clamoroso. Danilo, molto bravo, molto bravo. Non è tra i miei preferiti, non l'ho mai apprezzato. Forse il momento che l'ho apprezzato di più è stato forse la Juventus, visto che al Real Madrid era una sciagura. E non vi dico al City, il City l'ha scartato per dire guarda, vi diamo qualsiasi cosa ma dateci Cancelo. Però alla Juventus dai, non ha fatto poi così male come ha fatto in precedenza. Vabbè, sto gol è il gol della vita, non gli capiterà mai più, veramente meraviglioso. Madonna dove l'ha messa. Forse il più bello, perché è veramente difficilissimo. Mamma, Bruno Alves, da quanto? Puh! Ed è 2021, ricordiamolo. Bel gol, sarà tipo gennaio, così via. Davvero bello comunque quello di Bruno Alves. Anche questo è molto bello, comunque stop di petto, guarda qua che rovesciata si è inventato. Radunovic, punizione molto carina, molto carina. Incrocio dei pali, davvero davvero bravissimo. Vediamo un po' il prossimo. Qui è... Ah, Leeds.
Hauling, se si pronunciava così, mi sembra che si pronunciava così, Ealing oppure, non lo so, sinceramente, una pronuncia del genere. Gaia, invece questo lo conosco molto bene perché questo giocatore è stato anche qualche anno fa, forse nel 2014-2015, è stato a dei livelli altissimi, uno dei migliori era come terzino, veramente ha fatto... E poi è andato in discesa, però è stato veramente fortissimo, era in 8 anni è stato, fu veramente un fenomeno. Qua ancora Rafael, ne abbiamo già parlato, è un mostro. Alonso, anche lui Alonso, forse ha vissuto il massimo con quando ha vinto la Premier con Conte, che rendeva tanto in campo. Vabbè, Conte chiede tanto ai suoi giocatori, diciamo la verità, Conte o rendi o Conte non ti fa giocare, quindi devi forza correre. Qua un bel controbalzo, sembra stupido come gol, ma da coordinarsi per schiacciarlo a terra, orco 2. Mamma, è dentro? Mica attraversa, che bolide, bellissimo da vedere, questo forse è uno dei più belli da vedere, cioè davvero fantastico. Oh no, Quende, oh Gesù mio, l'incubo di FIFA, che è anche un altro incubo. Philippe, veramente bravo, stop, rientra sul destro, l'ha messa veramente bene, cavolo che dove ha messa, ovviamente impazzisce perché cavolo, ovvio che impazzisce, quando cazzo gli ricapita. Di Lorenzo, molto fortunoso, dobbiamo essere sinceri, è stato anche lui onesto che ha detto che voleva crossare, però davvero bravo, bel gol per l'Italia. Qua Alfonso Davis, e molto interessante da dire che il Canada si è qualificato ai mondiali del 2022 ed è la squadra, anzi la nazionale, che ha fatto più gol per la qualifica nel 2021. Il Canada è quella che ha fatto più gol, 56 gol, la seconda è l'Inghilterra con 51, davvero assurdo. Quindi un super Canada, non andava ai mondiali dal 1986 se non erro. Quindi davvero diciamo non... che secondo me non può tentare tanto, però potrebbe essere quella nazionale piccola che può far sognare, ecco, un po' come è stata la Danimarca per l'Euro. Qua Chaloba, davvero bravo, un giovane molto forte del Chelsea, davvero bravi. Qua stop, rovesciata, vabbè, questo qua anche un po' il portiere ha fatto del suo, però dai, almeno l'ha controllata bene, cioè ha fatto un bel lavoro col pallone, stop, controllo di ginocchio, rovesciata, l'hanno distrutto, poverello, è svenuto, ci ha lasciato le penne. Qua il crotto, mamma mia, qua mi ricordo quando questo ha segnato le risate, cioè questo qua veramente è stato assurdo, veramente assurdo come partita. Tavernier, il tavernello è sempre qui nel corazon, io c'ho la maglietta del tavernello, my capitan, davvero un folle. Guarda, mo che ci penso di andarmi a comprare la nuova maglietta dei Rangers, sempre di tavernello, o quella di Kent, ce l'ho entrambe, sia Kent che tavernello ho comprato. Su me manca la mamma di Tavernier, la mamma ha la maglia di Tavernier, quindi è assurdo. Qua comunque gol fantastico, mamma mia sto gol, cioè sto gol non gli ricapiterà mai più nella vita, veramente fantastico. Su me tra i migliori, veramente tra i migliori. Bello anche questo, bravo anche questo, cavolo. Traversa, mamma fortissima. Boom, che botta. Veramente imparabile. Mamma, anche questo gesto tecnico di Faraoni, fantastico. Anche qua un bel gesto tecnico, però veramente bravissimo. Grimaldo è uno di quelli che... Grimaldo è un terzino fortissimo da tantissimi anni e rimane sempre lì. È un po'... sono quei giocatori che non capirai mai, è un po' come Zaha. Un fenomeno, ma rimane sempre una squadra piccola. Peccato, vabbè, se Dest molto molto forte, bravissimo. Non so che squadra sia, però bel gol, guardo molto bravo, non so minimamente che squadra sia. Poi è stato comunque molto molto bravo. Guarda la boom, è molto bello, il portiere nemmeno ci ha provato. Qui Trent, me lo ricordo molto bene perché è stato pochissimo tempo fa, se non erro. Veramente bravo, vabbè, Trent è uno specialista delle punizioni, un fenomeno delle punizioni. Qua un controbalzo. Molto bello, molto molto bello, un controbalzo notevole. Qua un altro controbalzo molto bello, forse più bello di prima. Dasa Eli, non so davvero chi sia, però bravissimo per il gol. Qua gol da fuori aria. Ma cioè, nel senso, non lo so perché non sembrava così forte, ma
se, cioè, se il portiere non ci arriva, mamma, questa è una botta, cioè tipo questo, per dire, non sembra tanto forte, questo è forte, cioè questo è una mina clamorosa. Il gol di Hummels, che vi ricordo l'esultanza di Hummels che l'ho visto in diretta, che tipo ha fatto, ma che sono un fenomeno, ah, ecco, la fa vedere che fa, ma che sono, ma che sono, cioè non gli ricapiterà mai più, però è molto molto bravo. Bella, questa rovesciata l'abbiamo vista in qualche video fa, qualche reazione fa. Molto carina, molto carina. Non è tra le mie preferite. Questa l'abbiamo vista, è tra le mie preferite, perché questo gol è veramente bello. E mo dobbiamo, cavolo, dobbiamo dare il nostro gol preferito. Non lo so, ragazzi, ce ne sono parecchi. Ma cavolo, sono più belli questi che i migliori ricordi del 2021. Vedi, i migliori ricordi del 2021 sono fatti dai difensori, in poche parole. Allora, vorrei mettere l'ultimo di Dest, il giocatore dell'MLS che ha fatto traversa, davvero incredibile. E l'ultimo, mamma mia, non lo so, è Dubois del Lione, se la pronuncia è quella, Dubois, non so come si potrebbe pronunciare in francese vero e proprio. Questi sono i miei gol preferiti. Ovviamente aspetto i vostri preferiti qua sotto nei commenti con la vostra top 3. E secondo voi, chi ha fatto il miglior gol del 2021 nella posizione difesa? Signori, sono già al termine anche di questo video. Spero che vi sia piaciuto. Se così tantissimi mi piace, nei commenti dimmi la vostra. Iscrivetevi al canale, condividete il video, comunque passate al mio Instagram che trovate qua sotto. Tutti i miei social in descrizione, più OK Calcio. E detto questo, vi ringrazio di aver visto il video, vi ringrazio di sostegno. Dex è tutto. Haters make me famous.